buongiorno e benvenuti ad una nuova edizione del podcast del Giunco.net con le ultime notizie aggiornate della provincia di Grosseto. Ecco le news di oggi, giovedì 15 luglio 2021. In apertura agli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus, i nuovi casi registrati in Toscana sono 173 su 11.311 test, di cui 6.226 tamponi molecolari e 5.085 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari all'1,53%, che corrisponde al 3,4% sulle prime diagnosi, un tasso in crescita. Si tratta di un picco importante rispetto ai giorni scorsi. Ieri erano stati registrati 90 nuovi casi, mentre due giorni fa erano soltanto 65. Una tendenza che potrebbe essere spiegata sia dall'allentamento delle misure di contenimento del virus, sia dalla presenza della variante Delta, che come è ormai noto è molto più contagiosa di quella inglese dominante fino a qualche settimana fa. Ieri intanto in provincia di Grosseto sono stati registrati 10 nuovi casi e ad oggi sono 131 le persone positive in Maremma. In ospedale c'è un paziente in più per il secondo giorno consecutivo, in totale sono 8 i ricoveri, tutti nel reparto Covid, resta vuota la terapia intensiva. Sul fronte dei vaccini, in Maremma sono 79.000 le persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 127.000 le prime dosi somministrate. In totale, in Toscana, dall'inizio della campagna vaccinale, sono state somministrate 3.464.000 dosi e oggi sicuramente sarà tagliato il traguardo delle 3,5 milioni di dosi. Voltiamo pagina, la cronaca, 2.000 euro di multa per una macelleria islamica follonichese che aveva in negozio merce senza etichetta in italiano. La sanzione è stata elevata dai carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno. Questo è il risultato dei controlli che i militari del NAS hanno eseguito nei giorni scorsi in provincia di Grosseto, nel mirino dei carabinieri anche i ristoranti e i locali della movida della zona costiera, che saranno controllati anche nei prossimi giorni. Maremma in diretta, stasera alle 19 torna l'appuntamento con la trasmissione di Carlo Sestini in diretta sulla pagina Facebook del Giunco.net, una nuova puntata dedicata alla nostra terra. Per questa edizione del podcast è tutto, seguite le notizie del Giunco.net, potete contattare la nostra redazione all'indirizzo mail redazione@giunco.net o al canale WhatsApp 334 52 12 000. Per il Giunco.net, Daniele Reali.